Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo anime quiz con i ragazzuoli Nigno, Joseph e Blazzi. Ciao ragazzuoli! Bella paperoni! Ciao a tutti ragazzi, il meglio della legge. Fai così, sì. Quello che dovrete fare sarà molto semplice, perché è simile al video che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Ascolterete la voce giapponese e dovrete indovinarmi anime e personaggio dell'anime, o anche solo il personaggio, ma tanto se sapete il personaggio automaticamente sapete di quale anime si parla. Detto questo, prima di cominciare, pollicione all'insù per supportare questi video e nei commenti provate ad indovinare anche voi, senza barare. Iniziamo con Nigno. Via. Isshun de owaraseru oshie o. Sono tanomi no tsuna no ryoroku desu ga, kono watashi no sore ni wa toku oyobanai という. Fra. Io penso di avercelo. Gliela passo a Blazzi. No! No, ce l'avevo, proprio perché ce l'avevi, lo passato. Vabbè, non vale dire l'anime, vero? Vale no. Dire l'anime, può valere. No, già, ma... Vabbè, devo dirlo per forza. Ok. A me sembrava One Piece, qualcosa di One Piece, però... Il personaggio non mi viene in mente. Vabbè, ti fermo subito perché non è, non One, è One Piece. Piece. No, secondo me, e da quello che mi ricordo, essendo il mio anime preferito, dovrebbe essere la voce di Aizen di Bleach. E questa volta, raga, vi giuro, io il video non l'ho visto. Vediamo. Susuke Aizen. Regà, personaggio. Esuberanza, ragazzuoli. No, la soundtrack mi ricordava One Piece. E niente, e niente, dovete parlare mentre parla quelli sotto. Va bene. Andiamo avanti. Tocca a te, Joseph. Vediamo se magari sei un po' più fortunato rispetto a Nigno. Nani, Yuki. Ma? Ragazzi, siamo sicuri che sia un anime questo? Perché non vorrei che sia un altro genere. Non è che c'è una H davanti. Non vorrei che un anime. No, la passo a Nigno. GG. Ma dammi il meno uno, fratello. Ok, meno uno e meno, meno uno anche per Blazzi, siete tutti quanti a meno uno. Raga, non ce l'ho nemmeno io. Non, no, ce l'ho, aspetta, nemmeno. Scusa, Joseph, quando l'ha preso il meno uno? Ma vabbè che vabbè. No, no, il meno uno lo prendi tu adesso e Blazzi prende meno uno per prima. Ah, ma Joseph zero. Joseph zero, sì, sì. Ah, ok. Vediamo. Nani, Yuki. Ragazzi, ma che è? Yuki. Ma che sta... No, mi dissocio! Ma che è un ecchi barra... cos'è questa... Non lo so, ragazzi. Non lo so, ragazzi, però nel dubbio mi dissocio. Ma pure io. Tocca a te, Nigno. Ma com'è possibile? Dalla soundtrack che si... Beh, lo so, ma tocca a Blazzi, che ne sono bravo. Ho capito chi è, ma tocca a Blazzi, che non tocca a me. Ah, è vero, tocca a Blazzi. Vai, Blazzi. Naruto. Oh, vabbè, Blazzi, però che palle. Cioè, madonna. Armin. Mamma mia. Ma non lo so, raga, non ho sentito bene, mannaggia. Mi sembrava Naruto. Che vedevo dire? Ma, ragazzi. Sempre allerta, Blazzi. Ma dalla soundtrack si capisce che già che era Attack on Titan. Ma, raga, non ho sentito bene. Vabbè, vediamo chi è, se è veramente Armin. Sì. Il piagnone. Bellissimo. Fatto. Shinzo Sasaki. Ragazzi, io non so se questo è un quiz. Avete capito che vince chi fa più punti e non chi ne fa di meno. Forse non ero stato chiaro. Ah, ok. Vabbè, tocca di nuovo a Nigno, che se indovina potrebbe portarsi a pari punti con Joseph, che paradossalmente è zero. Vada. Dakara, Naruto. L'ha detto. L'ha detto Naruto. Ok. Ed è Sakura.
Vediamo se Sakura è la risposta giusta. E Sakura è la risposta corretta. Beh, diciamo che l'editor di questo video, se avesse tagliato la parte dove dice Naruto, sicuramente è stato un po' meglio. Quindi Nino va a zero. Nino va a zero, sì, Nino a zero, alla pari punti con Joseph, che tra l'altro adesso è il suo turno, potrebbe portarsi a sua volta in vantaggio grazie al fatto che è rimasto a zero ed è stato un po' più furbo di Blaziken. Ma perché devono dire i nomi? Allora, allora, aspetta. Sto per fare un errore gravissimo, però io ci provo. Così no, mi piaci, vai! Io credo che sia... Non è Bakugo. Non ovviamente, è Bakugo. Non è Midoriya. No. Io credo che sia... praticamente Shoto. Ok. Di My Hero Academia. Ci provo. Ok. Potrebbe Todoroki effettivamente essere, perché... Vabbè, già il fatto che nomini Oromaito è My Hero Academia. Vediamo, esatto, se però la tua risposta è giusta. Bravo! GG. Comunque, ma raga, che draghi sono i doppiatori giapponesi. Tocca a Blazzi. Vai. Blazzi, vediamo se riesci a fare peggio, vai. Sicuro. No, non ne ho la più pallida idea. Immagino che dalla soundtrack sia una roba tipo Fairy Tail, perché mi ricorda quello. Bravo, bravo, bravo. Ma non conosco Fairy Tail, i personaggi e tutto il resto. Non lo so. Quindi che Fairy vuoi Tail fare? Dico solo Fairy Tail, basta. Allora, facciamo che se è Fairy Tail glielo diamo? Ma sì, va. Dai. Ma sì. Vediamo. Vediamo se è Fairy Tail. Bravo, Blaz. Bravo. Però l'ho riconosciuto dalla host. Erza. Che poi dice anche Natsu nell'audio. Tu però non l'hai sentito, ma ti sei basato solo sulla soundtrack. Va bene lo stesso. Nino, tocca a te. Dunque, diciamo che alcuni personaggi li abbiamo saltati perché penso che siano inindovinabili, dato che fanno parte di alcuni anime che nessuno tra noi ha visto. E anziché fare meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, andiamo su quelli che bene o male i ragazzi potrebbero conoscere. Ripartiamo con il giro da Nino e vediamo se riuscirà ad indovinare anche questa volta. Vai. Vabbè. La conferma. Vabbè, un'altra volta che questi parlano. Va bene. È Nami di One Piece. Diamo sto punto a Nino. Rubatissimo. No, questo è rubatissimo per davvero. Comunque. E vabbè. Che poi anche dalla soundtrack si capisce che è One Piece. Madò, che tette Nami. È il momento di Joseph, che se non vado errato attualmente dovrebbe già avere un punto. Sei pronto? Prontissimo. Vai. Non lo so. La passa a Blazzi. Ti pareva? Allora era molto Naruto, però aveva... Io non lo... Allora, premetto di non averlo visto. Però aveva qualcosa di Naruto. Mi lancio con Boruto, ma non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro nemmeno io, anche se comunque Boruto io l'ho visto anche in live, però vediamo. Ma no! Vabbè, bucio ma di come? Ma questo è più rubato del mio, questo. È rubatissima questa, Blazzi. Ma vedi che stavolta i tagli l'ha fatti, però, per non fargli di nomi,
Va, carino come anime, Boruto, però detto sinceramente non sono mai riuscito ad apprezzarlo in fondo, perché per me dopo Naruto non esiste altro. Attualmente il punteggio è 1 per Nino, 1 per Joseph, 0 per Blazzi, quindi ci siamo più o meno riportati su un livello abbastanza paro. Positivo. Peccato però che adesso sia il tuo turno, caro Nino. Ok? Dammela facile, fraccello. Non dipende da me. Vai. Yukena, osewa da, katte ni yuke. Kisama no tasuke nado iran. Kanzen ni yarare. Allora, non poteva capitare a persona migliore, perché? Perché loro due sicuramente già hanno capito. Allora, è Dragon Ball. Ok, allora, e da che l'hai capito? Dalla musica, dalla colonna sonora. Ok. Palesemente. Ok. E l'audio non è dei migliori, eh. E infatti? Fanno un po' schifo, per dirlo. Ma dovrebbe essere Vegeta. Vediamo se è Vegeta. Ma sì, ma di che anno è questo? Ma è appena uscito Dragon Ball Z. Cioè, è proprio il... Mamma mia. Fa veramente schifo. Comunque se l'hanno registrato con le pannocchie. Giuseppe. Penso di avere un presentimento. Io la passo a Nino. Allora ti dico, secondo me è Sword Art Online. Ma io non l'ho mai visto. Quindi che faccio? Spari un personaggio o levo? Cazzo, spari il personaggio. Non conosco i nomi, se non l'ho visto non so manco i nomi. Ok. Va bene, vediamo, tolgo il punto. Vediamo se è Sword. Nani shiten no? Ah, Suna! L'ho visto, ma in italiano. No, io invece qualche parte in giapponese l'ho vista. Blazzi, è il tuo momento. Puoi vai. Andare a pareggiare sia Joseph che Nino. Vai. Tanomoshii ne. Gym leader ga mitai no wa Pokémon to trainer no combination. Sore wa shouhai yori mo juyou nan da. Ore no partner wa. Ha detto, oh mio Dio. Ha detto delle sì, parti, no. Sì, sì, no, ho capito. Però, oddio, Ha detto Pokémon e Combination. Sì, è assolutamente Pokémon. E che ce ne sta uno di personaggi in Pokémon? Quello è il problema. Come faccio ad arrivarci? Ma... Di sicuro sono dei comprimari, non penso vanno a mettere personaggi che sono comparsi una, due, tre, massimo tre, quattro volte. Eh no, anche perché esatto. Tutti i personaggi che abbiamo incontrato fino adesso sono coprotagonisti. Quindi che sia un personaggio Pokémon delle prime stagioni mi sembra molto strano, anche perché l'avete sentito anche con Vegeta poco fa. Esatto. Quindi potrebbe essere, secondo me, uno dei personaggi più recenti. Lance... dai, mi butto su Dandel, dai. Proviamo. Pierre. Ma come Pierre? Ma non si chiama Brock questo? Ma è francese, no? Da noi. Che sbocco! Tocca di nuovo a te, caro Nino. Sei okay. Pronto? Prontissimo. Aguzzami le orecchie. E non solo quelle. Yagami-kun. Keisatsucho. Yagami Soichiro Kyokuchou no musuko-san de ari, sono chichi ni makenai kurai no seigi-kan no mochinushi. Oh! Ti va bene se te lo faccio vedere così? Fammi vedere. Dai, va bene, non lo voglio manco vedere come si è messo, passiamo avanti, dai. Aspetta. Non riesco a capire... Mi metto così, va bene? A posto, perfetto. Dai. Mi basta questo. Yagami-kun. Esatto. Keisatsucho. Yagami Soichiro Kyokuchou no musuko-san de ari, sono chichi ni makenai kurai no seigi-kan no mochinushi. Anche questo, ragazzi, vabbè, anime bestiale, io. Due punti per Nino. Tocca a te, Joseph. Puoi pareggiare oppure consegnare l'episodio direttamente a Nino, anche perché questo è l'ultimo giro. Vai, caro. Sì. A te. Omae to futari nante jōdan ja ne yo. Aitsu wa ore ga yaru tsutten da. Totto to usero. Sore tomo omae ra kara kitte.
Sono sincero, non ho riconosciuto nemmeno la ossa di sottofondo. Manco io. Passo a Nigno. Aia. Io che ne so. Guarda che faccia, non se l'aspettava. Vabbè, togliamo il punto a Nigno. Anche perché non posso aiutarti, non l'ho riconosciuta nemmeno io. A Blazzi non glielo per niente. Io vuoto, 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 proprio totale. Proviamo. Vediamo che roba è. Omae to futari nante. Di Greyman. No, no. Manco io, raga. Zero, 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 zero. Giudan già ne io. Niente da fare. Mazza, sembrava una femmina. Ma dalla grafica mi sembra molto vecchio, però. Blazzi! Chiudiamo con te, fratello. Vai. Se indovini, vai a zero. E chiudi perlomeno con un po' di dignità. Vabbè. Altrimenti, purtroppo, saranno cavoli voi. Vai. Dai. Dai, con un po' di... Ma fa parlare questa? Ha parlato, dice solo Kurosaki-kun, perché c'è un personaggio nello specifico. Tu sai di dove è Kurosaki? In che senso di dove è Kurosaki? Kurosaki, il personaggio, Kurosaki, sai di che anime è? Sì, certo che lo so. Che anime è? È di Bleach. Perfetto, c'è un personaggio in Bleach che non fa altro che chiamare sto Kurosaki. Sì, sì, posso chiudere con dignità almeno, è Inoue di Bleach, almeno. Bravissimo. Dai. Guarda, ti do già, ti metto già a zero, ragazzi. Bravo. Perché è esattamente lei. Inoue Orihime. Ragazzuoli, allora, questo nuovo video dedicato agli anime è terminato. Vi ringrazio tutti, Joseph, Blazzi e Nigno, per aver partecipato, ma soprattutto ringrazio voi per aver seguito il video fino alla fine. Noi ci vediamo con i prossimi video, sempre solo qui, con i ragazzuoli. Ciao! Ciao! Ciao!